Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Strane esperienze paranormali dentro un museo. Gli investigatori hanno inizialmente avvertito una presenza negativa nella casa delle bambole e, dopo numerosi tentativi di comunicazione, hanno scoperto che si trattava di Eric, un bambino che era morto tragicamente in giovane età. Erika trasmetteva una sensazione di disagio e tristezza, creando un'atmosfera tesa per gli investigatori. Nonostante la presenza di Eric, i medium hanno continuato le loro ricerche e hanno scoperto che nel museo vi erano anche altri fantasmi di bambini. Questi spiriti sembravano giocare con i giocattoli esposti nel museo, spostandoli e facendoli suonare. Inoltre, i medium hanno riferito di aver sentito risate infantili e di aver notato oggetti che si spostavano da soli. Durante le loro indagini, i medium hanno inoltre trovato tracce di un'entità molto più misteriosa e potente. Questo spirito sembrava avere un'influenza su tutti gli altri fantasmi presenti nel museo, guidando le loro azioni e manifestazioni. Non è stato possibile determinare l'identità di questa entità, ma è stata definita come un'energia negativa e oscura. L'intento dei medium era quello di aiutare questi spiriti a trovare la pace e a liberarsi dalle loro sofferenze. Hanno svolto sessioni di comunicazione e guarigione spirituale, cercando di portare luce e amore nelle loro vite dopo la morte. Secondo i medium, queste azioni sembravano avere un effetto positivo sugli spiriti, che sembravano trovare una sorta di consolazione e tranquillità. Alcuni visitatori del museo hanno riferito di esperienze paranormali, come sensazioni di essere osservati o presenze inspiegabili intorno a loro. Molti hanno anche affermato di aver sentito risate di bambini e voci di persone che non c'erano. Queste testimonianze supportano le scoperte dei medium e confermano la presenza di attività paranormali nel museo dell'infanzia di Strathpeffer. La direttrice del museo, Alison Boyle, nonostante l'iniziale scetticismo, è rimasta colpita dai risultati ottenuti dai medium e ha deciso di accettare la presenza dei fantasmi come parte integrante della storia e dell'atmosfera del museo. Ha quindi deciso di organizzare visite guidate speciali, in cui viene spiegata la presenza dei fantasmi e vengono condivise le esperienze dei medium. Il museo dell'infanzia di Strathpeffer è diventato un luogo di grande interesse per studiosi del paranormale e appassionati di storia. Le testimonianze dei medium e dei visitatori hanno reso questo museo famoso a livello internazionale, attirando un gran numero di turisti che desiderano sperimentare di persona le attività paranormali.